Benvenuti in questo mio nuovo video di Hytale, e oggi andremo a capire quando molto probabilmente uscirà un nuovo blog post. Per chi non lo sapesse, i blog post praticamente sono degli annunci, degli articoli praticamente del gioco che ci spiegano delle varie funzionalità. Prima di cominciare ti ricordo di iscriverti al canale per stare sempre aggiornato su Hytale, mi raccomando. Lascia anche un bel mi piace importantissimo per supportarmi. Condividi anche per far scoprire questo fantastico gioco e commenta per farmi sapere anche la tua. Incominciamo subito. Se noi andiamo sul sito di Hytale e andiamo nella sezione blog, qua ci sono tutti i blog post. Vediamo che dall'inizio ce ne sono tanti. Inizia addirittura nel dicembre 2018, praticamente quando c'è stato l'anteprima di questo gioco, c'è stato il trailer, e da qua si sono susseguiti vari blog post. Iniziamo a vederli, alcuni di cosa parlano più che altro. C'è un'anteprima dell'interfaccia utente di Hytale. Poi ci sono anche gli NPC e ci sono anche delle domande frequenti, ad esempio. Questi blog post praticamente analizzano degli aspetti del gioco, ad esempio la tecnologia dei server, oppure il mondo e tante altre cose anche. Ci sono anche dei blog post dove praticamente racchiudono tutte le fan art del gioco. Ma guardate un po'. Dal primo blog post del 2018 del dicembre, poi ci sono stati anche vari blog post praticamente ogni circa settimana, quindi era molto frequente l'uscita di questi blog post. Guardate ad esempio gennaio, poi c'è un altro gennaio, quindi ogni circa una settimana uscivano questi blog post. E guardate un po', abbiamo avuto dei blog post fino ad agosto, per poi non avere blog post per un po' di tempo. Poi c'è anche stato un altro blog post a novembre, quindi praticamente da agosto a novembre sono passati un po' di mesi senza blog post. E abbiamo anche praticamente i progressi che sono stati fatti nel gioco, dei riassunti. Poi da novembre invece ci sono stati anche praticamente 4 addirittura blog post nello stesso giorno, poi anche uno a dicembre, uno a gennaio, febbraio, marzo ce ne sono stati 2 di blog post, poi anche ad aprile ce ne sono stati altri, a maggio, a giugno, a luglio del 2020, poi ad agosto l'ultimo blog post risale a dicembre 2020. Quindi questo vuol dire che è da un po' di mesi che non abbiamo avuto blog post. L'ultimo blog post riguarda gli aggiornamenti dello sviluppo di dicembre 2020 e siamo nel 2021 a maggio, quindi il prossimo blog post forse ce lo possiamo aspettare circa a inizio forse giugno oppure a metà giugno. Ma ricordiamoci che su Twitter pubblicano delle cartoline che provengono direttamente dal gioco. Quindi anche già da quelle cartoline capiamo un po' come sta andando il gioco e le funzionalità che vedremo, ma ancora però non abbiamo una data di una beta o di una possibile uscita, perché sempre sul sito abbiamo il bottone iscrizione alla beta, quindi molto probabilmente ci sarà una beta, ma ancora non si sa né quando né come ci sarà, quindi probabilmente quando avremo un nuovo blog post sarà quando ci saranno degli aggiornamenti importanti sullo sviluppo, forse proprio quando saremo vicino all'uscita, quando ci saranno delle modifiche sostanziali, e fino a quando non sarà pronto non sapremo più niente, forse quindi da dicembre fino a non si sa ancora quando non ci saranno blog post. Vi ricordo che il gioco dovrebbe uscire nel 2021, ma ancora questo non è detto, infatti potrebbe anche uscire più avanti, ancora però non sappiamo una data precisa. E molto probabilmente non avremo blog post fino a un annuncio importante, quindi molto probabilmente nuovo blog post è quando ci sarà un annuncio importante, forse proprio la data del rilascio della beta o del gioco. Comunque dimmi la tua nei commenti, iscriviti al canale anche per stare sempre aggiornato, lascia un bel mi piace per supportarmi e condividi. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzuoli.